Intanto si vota per un comune, non sono le regionali, non sono le politiche nelle europee, per cui conta molto il radicamento territoriale e soprattutto il valore aggiunto che possono portare oltre ai partiti anche liste civiche che abbiano radicamento e che puntino indipendentemente da come i loro componenti votano poi a livello nazionale o anche persino a livello regionale, da come valutano l'operato di un'amministrazione. Qui si è lavorato bene. Bisogna lavorare per dare continuità. Io credo che di fronte ad una destra che sta in particolare tagliando sulla sanità pubblica, e io trovo incredibile che alcuni miei colleghi presidenti non abbiano ancora speso una parola, perché non è un problema di destra o di sinistra, è che per la prima volta dopo anni tornerà sotto il 7% il rapporto tra spesa pubblica del paese in sanità e il PIL, con addirittura arretramenti previsti nei prossimi 3 anni. E noi sappiamo che se non funziona la sanità pubblica o si allunga le liste di attesa o non si trovano i professionisti, è chiaro che poi un cittadino dipenderà dal portafoglio che ha i servizi che avrà. E noi crediamo invece che insieme all'istruzione siano servizi universalisti che devono essere garantiti a un povero esattamente come a un ricco. Più in generale, credo che sia giusto premiare il buon governo e io sono molto contento che si sia fatta una coalizione attorno al candidato che sia la più larga possibile, proprio perché bisogna provare a battere la destra, che è il vero avversario. Cosa pensa del decreto lavoro? In sé è una risposta anche utile e giusta quella di provare ad aumentare le buste paga, no? Il problema è che se tu fai un'operazione invece che strutturale di pochi mesi, se ne capisce come dire, la misura propagandistica, a parte che è stato usato Palazzo Chigi per la prima volta per propagandare una cosa, ma io su questo non voglio neanche aprire polemiche perché poi alla fine conta quello che pensa la gente normale, non il dibattito o le accuse politiche. No, io trovo che serviva ben altro.